Sono Andrea Maderna, queste sono le cinepillole di Outcast. Oggi vi parlo di The Five Bloods, come fratelli, che è il nuovo film di Spike Lee prodotto da Netflix. Sarebbe dovuto uscire più avanti nel corso del 2020, ma Netflix ha deciso di buttarlo fuori adesso. Loro dicono perché, viste le proteste, Black Lives Matter, quello che sta accadendo è il film di cui c'è bisogno, che ci può stare come affermazione. È chiaro che è anche un po' cavalcarne l'onda, e anche un po', come dire, si sono sentiti tra virgolette autorizzati dal fatto che l'Academy ha detto che quest'anno concorreranno agli Oscar anche film che non sono usciti al cinema. Quindi insomma tutta una serie di circostanze hanno portato all'anticipazione della data d'uscita, che è stata anticipata al 12 giugno. Il film è il nuovo film di Spike Lee, scritto dal suo sceneggiatore di fiducia recente Kevin Williams, che ha vinto l'Oscar per Black Klansman. Però nasce da una sceneggiatura in realtà di Danny Bilson e Paul DeMeo. Danny Bilson è lo sceneggiatore di Rocketeer, e pensate un po' che curriculum, dell'adattamento cinematografico di Company of Heroes. E in origine la sceneggiatura era più, diciamo, sulle linee del tradizionale film sul Vietnam, nel senso che i protagonisti erano bianchi, tranne un personaggio. Lo spunto però c'era già, quello dei veterani che oggi tornano in Vietnam per una serie di circostanze, e Lee e Wilmot l'hanno preso e hanno trasformato lo script per parlare di un argomento molto importante della guerra in Vietnam, ma che in realtà è stato estremamente, come dire, trascurato da tutta quell'ondata di cinema con cui Hollywood ha rielaborato il Vietnam un paio di decenni, anzi, beh, ormai anche 3-4 decenni fa, ovvero la partecipazione dei soldati afroamericani a quella guerra, che è un argomento appunto che si è visto poco, che è di sfuggita, è stato vagamente toccato anche in Watchmen, con soprattutto quella scena in cui si vedeva la propaganda del nemico che diceva ai soldati afroamericani: ma perché voi venite a combattere qua contro di noi, in un posto dove avreste diritti che non avete a casa, venite a difendere diritti che voi stessi a casa non avete. Questa cosa emerge anche nel film. Il film comunque, dicevo, racconta di questo gruppo di veterani, sono quattro soldati ormai in tarda età, che oggi tornano in Vietnam perché per due motivi. Uno è che hanno questa missione ufficiale di recuperare il cadavere di un loro compagno, quello che era il loro caposquadra e che all'epoca era morto in azione, e l'altro è che all'epoca, quando erano lì, avevano trovato questo bottino, diciamo, questo cofanone di lingotti d'oro che venivano usati per pagare le truppe locali per ottenere il loro aiuto. C'era stato un incidente, era rimasto lì il bottino, l'avevano seppellito con l'idea di tornare un giorno a recuperarlo e usarlo per scopi diversi. C'era l'idea di usarlo per darlo alla comunità afroamericana. Ovviamente poi subentra il no vabbè, ma me lo tengo io sto denaro, tutti questa serie di discorsi. Quindi ci sono queste due cose, ovviamente il recupero dell'oro è una cosa segreta. I quattro quindi partono per questo viaggio e il film percorre due binari: il viaggio loro attuale, tra l'altro in compagnia del figlio di uno di loro, e dei ricordi delle azioni che si sono svolte all'epoca, con un totale cambio cinematografico, nel senso che la parte girata in epoca moderna è il classico film che esce adesso, panoramico, ha proprio il classico taglio da film di Spike Lee, con quel mix di dramma, denuncia sociale, commedia. E mentre le parti ambientate nel passato hanno questo taglio particolare, il formato si riduce in 4/3, per così dire, la fotografia proprio cambia, sembra di guardare un film d'azione anni 80, di quelli super pacchiani, super sparati a mille, patriottici, alla, non lo so, i figli storti di Rambo, sembra Rambo 2 in fondo, che poi voglio dire, anche Rambo 2 la trama era quasi simile. E oltretutto nei flashback i quattro veterani recitano gli attori non ringiovaniti, cioè sono
anziani, che vabbè è un gioco su come la memoria funziona, come loro si rivedono, suppongo, in quei posti, in quei luoghi, in quel periodo, ma sono i loro odierni e l'unico attore giovane nei flashback è il personaggio che poi è morto lì e quindi è rimasto per sempre giovane, che è interpretato da Chadwick Boseman. Devo dire tra l'altro molto bravo, oltretutto ha questa figura quasi messianica che tende a interpretare sempre questi ruoli lui, evidentemente ci sguazza, che è questo, loro lo dicono proprio a un certo punto, è questo misto fra Martin Luther King e Malcolm X, ed è lì che insegna loro come comportarsi, come affrontare i problemi sociali, era un po' la loro guida, e infatti loro, diciamo, oltre ad avere le conseguenze, tra virgolette, tipiche di chi torna dal Vietnam, avevano anche questo problema del loro compagno fondamentale morto in azione e del senso di colpa, del senso di colpa di chi è sopravvissuto, tutti questi discorsi. Ovviamente il film parla di queste cose, quindi il film percorre diversi binari, racconta la loro storia, racconta i flashback, parla ovviamente di sociale, del fatto che i veterani di colore erano, se possibile, trattati perfino peggio dei veterani bianchi al ritorno in patria. Ci sono tanti discorsi mescolati, secondo me mescolati anche abbastanza bene. L'ultimo con lo solito di Spike Lee, che è uno che non le manda a dire, che non va proprio di fioretto, le dice le cose, spinge, insiste, però ha questa capacità, e secondo me ce l'ha anche qui, di riesce a fare il predicozzo sostanzialmente, a spiegarti le cose, a fare il professorino, senza però dare l'impressione di farlo, senza risultare pedante, pesante, fastidioso in questa cosa, e riuscendo comunque a trovare una certa sottigliezza, una certa ambiguità, perché poi comunque ti presenta personaggi e situazioni che hanno ambiguità, non è tutto tagliato con l'accetta in nome del messaggio, in nome di ciò che vuole comunicare. Lo stesso personaggio di Delroy Lindo, che è forse un po' quello più di spicco del cast dei quattro, è un personaggio complesso che soffre di sindrome post-traumatica, che è quello che ha vissuto peggio il post-Vietnam, vota Trump, perché dice proprio: io ho preso calci in culo tutta la vita, adesso penso a me, e fa parte a un certo punto con un pippone sul tirare sul muro e levarsi dalle balle ai messicani. Per cui lì ci tiene a creare sfumature, pur nel comunicare un messaggio molto diretto e molto chiaro e molto esplicito, insomma. Il risultato, secondo me, è un gran bel film. È un bel film che funziona su tutti i piani, cioè funziona quando vuole essere una commedia, perché è una commedia con dei bei ritmi, dei bei tempi comici e che non prende in giro i suoi personaggi, gioca con l'umorismo che essi stessi hanno senza metterli in ridicolo, che è una cosa che sarebbe sempre dietro l'angolo quando poi porti un gruppo di quattro anziani all'avventura, per così dire. Lavora bene sul dramma, sulle conseguenze psicologiche e di vita che hanno patito queste persone, sul problema dei ricordi della guerra. E lavora sul sociale, insomma, sul parlare dei temi di cui Spike Lee parla sempre. Funziona bene anche come film d'avventura, è anche un po' un heist movie se vogliamo. Se le parti ambientate nel passato sono, credo, volutamente pacchiane, quindi hanno dei limiti anche a modo loro come scene d'azione, perché risultano molto retro, molto esagerate, molto enfatizzate, comunque ben dirette. La parte nel futuro, che a un certo punto ha delle svolte un po' più thrilling, un po' più quasi d'azione, trovo funzioni molto bene in realtà invece lì, e faccio bene il suo dovere anche da quel punto di vista. Il cast è eccellente, tutti molto bravi, anche chi appare per un ruolo molto piccolo, per esempio si vedono poco, ma ci sono Paul Walter Hauser, il protagonista di Richard Jewell, c'è Melanie Therry, bravissimo. Comunque Delroy Lindo, veramente fenomenale, ma così come tutto il cast, Delroy Lindo, insomma, grande attore che è sempre destinato a fare il ruolo di supporto di secondo piano o anche di protagonista, ma magari in film minori, magari questa è la volta che ottiene la visibilità che meriterebbe. Insomma, nel complesso è un gran bel film, forse non un gran film, forse non fra i migliori di Spike Lee. Se devo essere onesto, l'ho trovato un pochino logorroico in certi passaggi, certe scene magari un'asciugata se la sarebbero meritata, però insomma nel complesso trovo che funzioni bene. Sono comunque 2 ore e mezza che vanno via lisce, senza impantanarsi mai, a parte veramente proprio in un paio di momenti un pochino troppo allungati, e quindi assolutamente ve lo consiglio se non l'avete ancora guardato. È su Netflix, se avete l'abbonamento a Netflix, quindi sta lì che vi aspetta, merita davvero, e non fatevi
tra virgolette, spaventare dalla durata, perché è davvero un film che scorre via in maniera anche molto, molto piacevole, senza mai arenarsi, senza mai risultare fastidioso, pedante o ossessionante nelle sue prediche, che pure indubbiamente ci sono. Direi che è tutto. Ciao.